Le celebri note di Fratelli d'Italia hanno aperto la serata di gala dei giovani artisti del COSI. Il cast al completo, con coristi, solisti e musicisti, ha eseguito l'inno nazionale d'Italia, seguito da un lungo applauso da parte del folto pubblico, costituito non solo da cittadini di Sulmona, ma anche da canadesi, australiani e gallesi, che nelle scorse settimane sono stati ospiti a Sulmona per una lunga serie di concerti. Si è conclusa dunque alla grande l'esperienza artistica italiana e sulmonese nel mondo della lirica per i giovani studenti canadesi del COSI Opera Festival 2017. Sono anni ormai che il Centro Studi porta a Sulmona un consistente gruppo di giovani studenti su iniziativa di Daryl Edwards, direttore della Facoltà di Musica dell'Università di Toronto. È andata bene la trasferta italiana e diciamo anche sulmonese. The people in Sulmona always make us feel very welcome. Le persone di Sulmona ci accolgono sempre con grandissimo affetto. Siamo venuti qui per la prima volta nel 2007 e quando non abbiamo potuto, come l'anno scorso, ci è dispiaciuto e abbiamo sentito fortemente la mancanza. Sulmona è una bellissima città, è il tipico esempio di piccola città italiana, accogliente, e a noi piace ritornare. I ragazzi come hanno goduto questa vacanza lavoro? Opera is difficult to do. L'opera è difficile da realizzare. È facile essere un cattivo cantante, ma è molto difficile essere un bravo cantante. Quindi quando sono qui per lavorare duramente, per studiare, ce la mettono tutta. Nella serata di gala sono state proposte tutte arie italiane, tra le più suggestive come l'Overture dal Barbiere di Siviglia, La Calunnia e un Venticello, Bella sì come un angelo, Nessun dorma, per concludere con O sole mio. I giovani, i ragazzi canadesi hanno capito che Sulmona e l'Italia sono veramente alla culla del canto lirico? Yes, that's why they love to come here. Sì, lo hanno capito. Gli piace essere qui, vogliono essere qui proprio perché l'Italia è la patria, la culla dell'opera.